l'Italia che cambia e gli altri che ci stanno intorno, che sono sempre di più. Un piccolo rapporto dalle quelle che noi chiamiamo le terre tremule ormai, dopo 5 mesi dal terremoto. Innanzitutto c'è da dire che non è cambiato praticamente nulla, nel senso che tutto ciò che ha a che fare con le amministrazioni pubbliche, con i governi, eccetera, è assente, non è successo nulla, le case sono ancora pericolanti, non sono state messe in sicurezza. Pare che le regole, le normative saranno pronte da parte del governo alla fine del mese e si potrà ricominciare con pensare a una ricostruzione. Nel frattempo, invece di stare ad aspettare che qualcosa accada da altre parti, con la mia associazione culturale qui a Sellano in Valmerina e con tutta una serie di amici e di persone che abbiamo incontrato nel percorso di questi mesi, abbiamo cominciato a pensare, come alcuni di voi sanno, alla costruzione di un villaggio di casette antisismiche ecologiche e stiamo esaminando tutti i tipi di possibili alternative, dalle case di legno e paglia, legno e canapa, eccetera. Una cosa positiva è che abbiamo trovato un terreno adatto con il permesso di costruzione e con dei proprietari che sono felicissimi di darcelo per questo scopo e di partecipare alla ricerca che ci vorrà per arrivare a costruire qualcosa che non è semplicemente una soluzione abitativa per chi ne ha bisogno, ma nelle intenzioni qualcosa che dia un'opportunità di farne una scuola, di farne un esempio, di fare un luogo aperto dove la gente possa venire a sperimentare, dove si possa discutere, mettere a disposizione le esperienze fatte e anche possibilmente creare delle opportunità specialmente per i giovani che in queste zone se ne sono andati in massa per dei motivi del tutto comprensibili: non c'è lavoro, non ci sono opportunità e manca anche l'immaginazione di creare qualcosa di nuovo. Adesso in questo percorso degli ultimi 3 mesi ho partecipato a un gran numero di seminari, conferenze, incontri sulla ricostruzione, sulla bioarchitettura, sulla ricostruzione di una filiera che consenta di produrre in regione, qui in Umbria, le materie prime e allo stesso tempo stimolare la nascita di nuove aziende, di piccole start-up, di giovani, eccetera. E ne ho trovati tanti, c'è veramente tanta gente in gamba, c'è tanta gente che ha voglia di fare, di imparare, di inventare qualcosa di nuovo. Stiamo cercando di ottenere dei finanziamenti anche per creare un polo di riferimento in collaborazione con l'Università Perugia, la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Ingegneria. Insomma, c'è tantissimo che si sta muovendo nella direzione giusta. C'è una cooperativa qui vicino che ha cominciato a piantare canapa per scopi di bioedilizia, ci sono diversi architetti che stanno lavorando insieme a questo progetto che con un po' di fortuna, con tanto lavoro e con tanta collaborazione, speriamo, ci vorrà un po' di tempo, ma speriamo di riuscire a costruire una filiera che parta dalla produzione di materie prime, e la canapa è una di queste, canapa, paglia, eccetera, alle strutture che ci consentono di lavorarla e quindi di passare dal prodotto grezzo a dei prodotti finiti, fino all'applicazione finale. Per fortuna abbiamo anche l'appoggio dei proprietari del castello di Postignano che ci hanno offerto di fare del luogo una specie di laboratorio permanente sull'architettura biologica dove si possano immagazzinare tutte le documentazioni sui lavori che sono in corso e nel frattempo sto cercando di fare da ponte tra tante di queste piccole realtà. C'è una piccola startup a Spoleto di ragazzi giovani che vogliono costruire case di legno e paglia, insomma ce ne sono veramente tante, la cosa è rincuorante anche perché c'è gente con tanto entusiasmo e con poca esperienza ma la modestia e la voglia, l'intenzione di lavorarci seriamente per creare qualcosa non solo per noi adesso, ma qualcosa che resti, qualcosa che dia un po' di vita in queste zone bellissime, ma ormai quasi abbandonate.
Vi terrò aggiornati, tra una settimana verso la fine di marzo ci sarà un sito nel quale comincerò a documentare tutte queste esperienze e un database con tutti i contatti delle varie persone che sono coinvolte in questo progetto, che adesso è ancora un po' così allo stato grezzo, ma spero davvero che riusciremo a concretizzarlo entro quest'anno. Buon lavoro a tutti e vi terrò aggiornati. Ciao. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.